Sampdoria contro Ajax nella seconda giornata della Snow Cup 2010, 1-0 per l'Ajax in maglia nero-gialla dopo il bellissimo debutto dell'andata, della prima giornata, scusate. Luca Lizzato a centro area, cerca di svettare corporente, Luca Rosillo fuori area, si destreggia, riesce a rientrare nel rettangolo più vicino al portiere, ma preda di Micillo, facile, che riparte verso Aldo Di Vito, ancora verso corporente sul lato di destra. Cambia gioco bene verso Luca Lizzato che tenta il tiro, deviazione sotto porta del difensore che avrebbe potuto beffare il portiere. Ma si ripartirà per fortuna dell'Ajax soltanto da un calcio d'angolo. Batte Luca Rosillo, vediamo. Solite spinterelle a centrare, riparte Andrea Ventre, velocissimo, contro Alessio Amato che gli concede soltanto fallo laterale. Arbitro Dario Volpe, inviato Michele Ciotola. Ancora il numero 9 dell'Ajax verso Marco Troisi che non cerca di darla a qualcuno ma non trova il compagno libero. Ancora si destreggia sotto porta e grandissimo Aldo Di Vito che serve con un'ottima palla. Luca Rosillo si destreggia e tira a porta con l'intervento del difensore che lo disturba subito dopo il tiro, quindi non si può per niente assegnare il calcio di rigore nonostante Luca Rosillo sia ancora a terra dolorante, però si rialza per fortuna. Quindi calcio d'angolo. Vediamo l'alta definizione di questo video. Luca Lizzato il calcio d'angolo, rinvia il numero 9 Alessio Amato qui sul punto di battuta verso Luca Rosillo, ancora con una vistosa fasciatura al ginocchio rientrato da poco l'infortunio. Marco Troisi intercetta bene, 2 contro 1, il contropiede dell'Ajax, tira sotto porta un po' egoisticamente, palla che finisce al lato, infatti il compagno si dispera per il mancato assist di Marco Troisi. Vediamo ancora un'azione sprecata, 3 contro 1 dall'Ajax sotto porta, bello scambio, bel fraseggio sotto porta, intervento di Micillo facile a nostro avviso, ancora corporente che riparte, butta addosso all'avversario che concede la rimessa sull'otto di sinistra in fase di retroguardia per la Sampdoria, maglia bianca quest'oggi visto che la loro è un completino nero e avendo la possibilità. Grandissimo arbitro che non fischia fallo perché l'intervento è sul pallone. Si spera Rosillo probabilmente. Purtroppo chiudiamo qui il collegamento per intervenire con il pronto soccorso.